Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di dipendenza affettiva e violenza di genere. Lo faremo insieme alla dottoressa Paola Gargiulo Maffei, che ancora una volta è in collegamento con noi da Torino. Buonasera, dottoressa, e bentrovata. Buongiorno, bentrovati. Dottoressa Maffei, negli ultimi tempi abbiamo visto un aumento esponenziale della violenza sulle donne, dovuta all'emergenza coronavirus e alle conseguenti convivenze lunghe e forzate. E nei media, accanto alla tematica violenza di genere, spesso compare anche dipendenza affettiva. Quindi le chiedo, dottoressa, la dipendenza affettiva e la violenza sulle donne sono la stessa cosa? Parliamo della stessa cosa? La violenza sulle donne è un tema molto delicato, bisogna proprio fare molta attenzione e affrontarlo per evitare il rischio di banalizzarlo, perché parliamo di un tema che necessita di essere approfondito nelle sue molteplici sfaccettature, non solo del fenomeno in sé, ma anche dei soggetti che ne sono coinvolti, e quindi necessita di essere osservato in una prospettiva clinica e sociale sicuramente, ma anche da una prospettiva storica, antropologica, sociologica e anche comunicativa. Però, per rispondere alla sua domanda, in estrema sintesi, sento di poter dire questo: non tutte le donne che presentano delle caratteristiche di dipendenza affettiva, che vivono una relazione di coppia disfunzionale, subiscono poi delle violenze fisiche barra psicologiche. Però possiamo anche dire che se andiamo a conoscere in profondità le storie di violenza domestica, in un'alta percentuale di casi troveremo una donna con caratteristiche di dipendenza affettiva. Quindi non è detto che accada, ma lì dove è già accaduto è molto probabile avere riscontri in tal senso. E quindi, dottoressa, questa dipendenza affettiva è una patologia? Allora, premesso che a me non piace molto utilizzare il termine patologia, specialmente in casi di sofferenze di tipo emotivo. Però no, la risposta è no. La dipendenza affettiva non è una patologia, per il semplice fatto che non è stata classificata come tale, cioè non è presente nei manuali diagnostici e statistici come un disturbo a sé stante. Non esistono dei criteri diagnostici univoci. Nonostante gli studi su questa tematica risalgano tantissimi anni fa, perché è nel 1945 che per la prima volta in ambito psicanalitico è stato introdotto il termine di amore dipendente per indicare quelle persone che sentono il bisogno forte dell'amore esattamente come altre persone sentono il bisogno della droga. Dopodiché l'interesse per questa tematica è esploso negli anni Ottanta con il libro Donne che amano troppo. Nonostante ciò, nonostante ci siano stati numerosi studi già in passato, ancora oggi non esistono dei criteri diagnostici univoci. Esistono solo dei modelli teorici che spiegano un po' l'insorgenza e il mantenimento di questo disturbo, ma prevalentemente la dipendenza affettiva viene considerata e trattata come una dipendenza comportamentale, esattamente come la dipendenza da gioco, la dipendenza da internet, eccetera. E quindi, dottoressa, se non è una patologia, che cos'è? Come possiamo definire la dipendenza affettiva? La possiamo definire come una modalità non sana, quindi disfunzionale, di vivere la relazione, in genere tra due partner, diciamo all'interno di qualsiasi diade significativa. Però, dottoressa, il termine dipendenza fa subito pensare alle sostanze stupefacenti o anche all'alcol, che possono portare proprio alla distruzione della persona stessa. E se la dipendenza affettiva la associamo al termine violenza, sembra quasi che queste donne, consentendo questi comportamenti, sentano come un bisogno forte di far sì che gli altri gli facciano del male. Ma la dipendenza affettiva è stata paragonata alle classiche dipendenze, quelle che lei sta citando, che tutti conoscono benissimo, perché? Perché dal punto di vista cognitivo, emotivo e comportamentale, ciò che entra in gioco nella dipendenza affettiva è molto simile, dal punto di vista delle dinamiche e dei processi, a ciò che entra in gioco nella dipendenza da sostanze. Quindi c'è il fenomeno dell'ebbrezza e poi c'è la tolleranza, cioè la dose, diciamo, cioè il bisogno di aumentare la quantità di tempo da trascorrere con il partner, riducendo però sempre di più la propria autonomia,
Poi c'è l'astinenza, cioè l'assenza del partner porta ad uno stato di forte angoscia, di forte disperazione, e poi c'è un discontrollo degli impulsi, cioè l'incapacità, la difficoltà a controllare i propri comportamenti, cioè una scarsa capacità critica relativa alla propria persona, alla situazione che si sta vivendo e all'altra persona. Dottoressa Maffei, quali sono le cause principali della dipendenza affettiva? Sì, abbiamo detto che ci sono dei modelli teorici, quindi c'è principalmente un'ipotesi neurobiologica, e quindi il medico psichiatra dirà che la dipendenza affettiva è determinata dalle stesse alterazioni neuronali che si osservano in ogni forma di dipendenza, cioè un eccesso di attività dopaminergica nel sistema della ricompensa. Il sistema della ricompensa è quel gruppo di strutture neurali che sono responsabili delle emozioni positive, in particolare quelle che coinvolgono il piacere e le esperienze gratificanti. E poi abbiamo una ipotesi più psicologica relazionale che è relativa agli stili di attaccamento, cioè che cosa sono. Dunque, il bambino nasce con una predisposizione biologica a costruire un legame di attaccamento con la persona che si prende cura di lui, che generalmente è la madre. La qualità di questo legame ha un forte impatto sullo sviluppo futuro del bambino, anche relazionale. Quindi ha un impatto sullo sviluppo cerebrale, sulla sua salute mentale, sulla formazione di future relazioni. Quindi il bambino struttura uno specifico stile di attaccamento che potrà essere funzionale o meno nel creare e mantenere delle relazioni intime con persone importanti in età adulta. Quando questa figura primaria di attaccamento, generalmente la madre, risponde ai bisogni del bambino in modo continuo, in modo coerente, in modo soddisfacente nel corso del tempo, si struttura, si instaura un cosiddetto attaccamento di tipo sicuro, grazie al quale il bambino sviluppa e struttura un senso di sicurezza verso se stesso e un senso di fiducia verso il mondo. Gli studi ci dicono però che circa un terzo dei bambini sperimenta un attaccamento di tipo insicuro. Questo succede quando la figura di riferimento primaria non risponde in modo costante e in modo coerente ai bisogni del bambino. A volte è presente e amorevole, altre volte invece si mostra non disponibile. Il bambino in questo caso non sa cosa aspettarsi, quindi la paura dell'abbandono lo porta a ricercare continuamente la vicinanza della madre, ma nello stesso tempo può mostrare anche rabbia e ostilità. Da uno studio recente è emerso che nell'attaccamento insicuro si possono riscontrare caratteristiche e dinamiche simili a quelle presenti nelle dipendenze affettive e relazionali, che sono, per esempio, la convinzione di non essere degni di amore, la ricerca continua di relazioni simbiotiche, di relazioni fusionali, il terrore della separazione, il terrore della perdita, dell'abbandono. Perché cosa è successo in questo caso? Queste figure genitoriali sono state sì presenti, ma con una presenza intermittente, una presenza discontinua. E quindi l'adulto, quindi il bambino diventato adulto, ripropone nelle relazioni sentimentali lo stesso schema disadattivo e disfunzionale che ha instaurato con la figura di riferimento primario. A causa delle ansie di tipo abbandonico, il dipendente affettivo, adulto si aggrappa completamente al partner per il terrore di essere abbandonato, mettendo quindi in secondo piano i propri bisogni. Il partner diventa lo scopo primario dell'esistenza e la sua assenza, anche temporanea, suscita nel dipendente affettivo la sensazione di non avere un significato, di non esistere. E quindi, dottoressa, queste caratteristiche possono predisporci a diventare delle vittime? Queste caratteristiche possono predisporci a vivere relazioni di coppia disfunzionali, questo è sicuro. Il rischio di diventare vittime dipende da ciò che intendiamo con il termine vittima e dipende anche molto da chi c'è dall'altra parte, perché l'incontro di coppia è un vero e proprio incastro. E quindi spesso il partner diventa lo strumento attraverso il quale si cerca una compensazione rispetto a dei nostri bisogni irrisolti, che riguardano appunto la nostra storia familiare e personale. La dipendenza affettiva spesso si incastra con il narcisismo patologico, però anche lì c'è una storia personale e familiare da approfondire. Se però per vittima intendiamo dire vittima di violenza fisica e quindi ci riferiamo a
a quegli episodi forti, eclatanti che vediamo in TV, allora quelle caratteristiche di cui parlavamo prima sono importanti, perché prima di arrivare a quell'evento, quell'evento forte, c'è un elenco di segnali che hanno preceduto quell'evento. Proprio per il bisogno che ha di mantenere quel legame, il dipendente affettivo subisce tutta una serie di piccoli eventi, di frasi, di atteggiamenti irrispettosi, maleducati, offensivi, che spesso, proprio perché apparentemente ci sembrano banali e perché sono molto frequenti, finiscono per essere percepiti come meno gravi. Per questo è bene avere chiaro cosa intendiamo con il termine violenza, perché è riduttivo attribuire questo termine solo agli episodi forti, perché violenza è ogni violazione della dignità della persona. Quindi, com'è possibile riconoscere i primi segnali di un disturbo di questo tipo? Quali consigli darebbe ad una donna che vive una relazione difficile? Per rispondere a questo mi piace sempre fare riferimento a ciò che troviamo scritto nel libro Donne che amano troppo. Quando giustifichiamo i suoi malumori, il suo cattivo carattere, la sua indifferenza e cerchiamo di diventare la sua croce rossina, allora stiamo amando troppo. Quando non ci piace il suo carattere, il suo modo di pensare, il suo comportamento, ma ci adattiamo, convinte che se noi saremo abbastanza attraenti e affettuose lui cambierà per amore nostro, stiamo amando troppo. Quando la relazione con lui mette a repentaglio il nostro benessere emotivo e anche la nostra salute e la nostra sicurezza, stiamo decisamente amando troppo. Dottoressa Maffei, si può uscire dalla dipendenza affettiva? Sì, è un percorso complesso, non è facile, finalizzato ad incrementare l'autonomia, la regolazione emotiva e l'autoefficacia. Per arrivare a questo è fondamentale il fattore tempo, un tempo cronologico ma anche un tempo personale, un tempo emotivo che segue delle regole e dei ritmi unici che sono correlati con la nostra storia. Benissimo, dottoressa Maffei, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui e la voglio proprio ringraziare, perché lei quando parla di questi argomenti lo fa sempre con un'estrema sensibilità. Grazie dottoressa e a presto. Grazie mille a voi per l'invito. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.